tutti, oggi abbiamo fatto il salmone al forno. Vi facciamo vedere tutti i trucchetti per farlo venire morbidissimo all'interno, quindi succoso, dorato all'esterno con la gratinatura e profumatissimo. Noi l'abbiamo fatto con un buonissimo contorno di patate croccanti. Con la nostra ricetta riuscirete a fare un salmone non banale, bellissimo, vedete, da presentare in tavola. Croccante fuori e morbido dentro. Vediamo la ricetta. Come al solito noi vi facciamo vedere tutti i passaggi, quindi non potete sbagliare. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare il salmone al forno sono 400 g di salmone fresco, questo è filetto di salmone, 60 g di pane raffermo, un ciuffetto di prezzemolo e un ciuffetto di rosmarino, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, una fettina di aglio, pepe e sale quanto basta. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi statico. Abbiamo spezzettato il pane dentro il contenitore del mini pimer. Questa è la parte del food processor del mini pimer. Ci stiamo spezzettando le erbe aromatiche e stiamo formando quindi la panatura. Il trucco che vi consigliamo di seguire è quello appunto di creare questa panatura con il pane fresco, quello fatto in casa oppure acquistato dal panificio, invece che utilizzare il pan grattato, perché serve una panatura bella grande. Stiamo mettendo la fettina di aglio, quindi tutto insieme andiamo a tritare. Questo permetterà al vostro salmone di venire bello croccante fuori, dorato. Stiamo mettendo il pepe. L'olio. Circa un cucchiaio. Sì, un cucchiaio. E tritiamo tutto. Ecco qui, vedete la nostra panatura, è venuta bella grossa, quindi in modo da formare una parte bella croccante. Deve venire così. In una teglia abbiamo messo la carta da forno e ci mettiamo l'olio. Mettiamo un po' di pepe. Andiamo a mettere il salmone con la parte della pelle sotto, quindi adagiata sulla teglia. Cercate di mantenere la pelle sotto al salmone perché vi permette poi proprio di averlo più morbido e di non seccarlo. Ci stiamo mettendo il pepe sopra, quindi lo stiamo condendo, un po' di erbette, non molto perché... Ok. A questo punto andiamo a chiudere la carta da forno e a formare praticamente un cartoccio. Questo ci permetterà di non far uscire i succhi dal salmone, quindi di trattenerli. E in questo modo vi verrà morbido e non secco all'interno. Importantissimo. Per il cartoccio noi utilizziamo, come al solito, se avete visto altri video di pesce a cartoccio, per esempio abbiamo fatto l'orata, sapete che noi utilizziamo solo carta da forno e non alluminio. E mettiamo in forno il pesce. Sempre 180 gradi statico. Dopo 10 minuti lo tiriamo fuori dal forno e ci mettiamo la panatura. Vedete, praticamente è cotto dopo 10 minuti. Attenzione alla cottura, il salmone non deve cuocere poi troppo, altrimenti si secca. Questo altro trucco per farlo venire morbido all'interno. Quindi adesso ci andiamo a mettere la panatura sopra e la mettiamo nel forno, funzione grill, per vediamo finché si dora, vediamo un po', per poco tempo però. Poi ovviamente, visto che siete venuti a vedere questo video perché volete tenere un salmone morbido all'interno e non secco, mi raccomando a scegliere anche il salmone giusto. Noi ovviamente scegliamo sempre il filetto perché così andiamo un po' sul sicuro.
con il filetto di salmone non vi sbagliate mai. È un po' costosetto, però. Però così vi viene un ottimo secondo piatto oppure un piatto unico. Vedrete che adesso noi ci mettiamo anche un contorno di patate croccanti ed è anche bellissimo da vedere, quindi ottimo da presentare alle feste come Natale, Capodanno, Pasqua oppure magari per il pranzo della domenica. Sicuramente non presenterete il salmone in una maniera troppo banale. Guardate come è venuta bene la panatura, ne abbiamo messa abbondante. Adesso andremo a rinfornare il salmone a 220 gradi sopra, quindi nella sezione più sopra del forno, e funzione grill. Dopo 4 minuti lo sforniamo. Sono bastati pochi minuti, ne bastano veramente 3-4, vedete, per rendere dorata la panatura sopra. È importantissimo non far seccare il salmone, quindi non tenetelo troppo nel forno. Eccolo qui. Bene, la ricetta è terminata. Se vi è piaciuta fatecelo sapere nei commenti. Se rifate la nostra ricetta taggateci su Instagram e su Facebook, dove abbiamo ormai un gruppo molto attivo, dove andate a condividere le foto delle nostre ricette. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate come sempre gli ingredienti e tutte le informazioni su questa ricetta, ci sono tantissime curiosità. Ma ora la parte più importante: se volete vedere altre ricette come questa, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando sulla campanella in basso a destra nel video. Alla prossima ricetta, ciao!